Ancora una volta siamo qui a dover denunciare una nefandezza che da anni noi come organizzazione sindacale rivendichiamo, cioè il potenziamento del nucleo sommozzatori di Catania, che attualmente rimane ridotto di 14 unità. Purtroppo, qualora dovessero servire i sommozzatori in 6 province della regione siciliana, deve intervenire o il nucleo di Palermo o il nucleo di Reggio Calabria. A nostro parere questa è una scellaratezza e proprio in questi giorni nel territorio di Niscemi servivano proprio i sommozzatori. In quel giorno i sommozzatori di Catania non erano in servizio non per loro volontà, ma perché proprio in quel giorno rimangono scoperti. Cioè, questa nefandezza da anni noi denunciamo che qualora dovessero servire questi operatori, questi soccorritori indispensabili a nostro parere, si devono aspettare svariate ore, mettendo a repentaglio sia la sicurezza degli operatori che quella delle persone stesse. Noi non lo possiamo ammettere, vogliamo che si rendano conto che il soccorso tecnico urgente deve essere all'attenzione e una priorità assoluta, perché ricordiamo che abbiamo un cambiamento climatico costante, dove dal caldo si passa al freddo, dove da quando c'è sole abbiamo i nubifragi. Pertanto ogni mansione, ogni qualifica è indispensabile per i vigili del fuoco. Non si può risparmiare, non è assolutamente ammissibile che ancora oggi siamo qui a denunciare sempre le stesse problematiche, cioè gli organici, i mezzi e di riclassificare le sedi di servizio in Sicilia, perché abbiamo le piante organiche ormai datate di oltre un ventennio, dove gli interventi si sono quintuplicati. Non guardiamo il clima che attualmente è clemente, perché all'improvviso potrebbe cambiare lo scenario e sarebbero grossi problemi, perché ancora combattiamo quotidianamente per cercare di tenere in piedi il soccorso tecnico urgente nelle sedi di servizio, dove abbiamo difficoltà per comporre le squadre minime. Pertanto, vogliamo che la politica e la nostra amministrazione si renda conto che non si può e non si deve risparmiare sul soccorso tecnico urgente. Smaltiamo le graduatorie, procedure speciali di reclutamento e concorsi pubblici per far sì che si aumentino gli organici, sia degli specialisti, dove attualmente abbiamo un nucleo navale che è attualmente smantellato, rischia di chiudere, e i nuclei sommozzatori sono sottodimensionati, così come le sezioni generiche, dove quotidianamente abbiamo grosse difficoltà per poter garantire soccorso alla popolazione.